Con l'omaggio al tappeto floreale verticale alla Vergine Addolorata sono ufficialmente iniziati i festeggiamenti in onore della patrona della comunità. Tanti tappeti floreali coloreranno invece a partire da oggi le strade della comunità di Casatori per l'inaugurazione della 20ª edizione dell'Infiorata. Gli artisti che comporranno i tappeti floreali verranno ispirati dal tema Dio ha fatto cose grandi, mentre per gli alunni delle scuole primarie, ovvero i piccoli infioratori, avranno modo di esprimersi con il tema Bellezze d'Italia, un viaggio ricco di cultura per conoscere meglio il meraviglioso patrimonio artistico e naturale della nazione. Siamo nel pieno della festa in onore della Vergine Addolorata. Questa sera c'è stato l'omaggio floreale dalle 6 contrade della parrocchia. Circa 200.000 fiori sono stati portati per realizzare il tappeto verticale, che è il primo omaggio alla Madonna. Poi in questi giorni ci saranno altri appuntamenti, i vari gruppi realizzeranno la grande infiorata, Dio ha fatto grandi cose. Un invito a tutti di visitare la nostra festa, di pregare la nostra Madonna affinché nel cuore di ognuno porti quell'amore che si desidera e quella pace che è il desiderio di ognuno di noi. È stato ulteriormente emozionante portare la corona alla Madonna che Don Gaetano ha posto sulla testa della nostra Vergine. Beh, un invito a tutti a partecipare agli eventi religiosi, agli eventi civili che sono in programma da qui a domenica sera, in particolare partecipare tutti all'infiorata vera e propria che si farà domani sera, e poi a tutti i cittadini dell'Agro Nocerino Sarnese, non solo, l'invito è a visitare i tappeti già realizzati nella giornata di domenica.